Sono ancora, a campana mia, sono in coppa a sta pelle, a sinfonia in un silenzio d'alba. Ma mi riporta mo, uo primo sole, l'angoscia, e mi sentì soltanto mosso. E sento gli astemma o cielo, e sento l'aria che pugna sta carne, e sento gallo infame vicino a morte Cristo, che mi ricorda o tradimento. Non sanno
Sì, no, no, l'ho scritta, no, pensavo di intervenire. Vogliamo sentire un attimo l'autrice di questa poesia. La poesia è un'espressione dell'anima. Io scrivo di getto, è un linguaggio che, dell'anima. Come tutte le altre forme di arte, sono linguaggi che per me sono strumenti dell'anima. Perché, come diceva appunto Kandinsky, l'occhio è... Cioè, praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle molteplici corde dell'anima. Quindi, siccome sia come poetessa, come pittrice, anche come cantante, anche se... Come attrice. Vabbè, sto anche sperimentando l'arte drammatica. Cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia anima. Sì. E come poetessa scrivo già sin da bambina, avevo 10-11 anni, ed era un momento liberatorio. È l'anima che ad un certo punto entra in uno stato di trance, una forma mistica e che si esprime attraverso il linguaggio della scrittura, mentre per la pittura succede la stessa cosa, è un'esigenza dell'anima che si esprime attraverso la pittura, rispetto ad altre. Ma in realtà nel tempo tutta questa divisione non esiste. Tu sei la rappresentazione, non esiste una divisione. Non esiste una divisione. Sei un'artista completa. E come presidente delegata della Regione Lazio, della DILA, posso dire che il messaggio della DILA è quello di portare avanti il discorso della bellezza come espressività dei talenti senza limiti di età, di nazionalità, di linguaggio stesso artistico. I molteplici talenti che si esprimono, come ben sappiamo, anche attraverso l'antologia che è scritta da numerosissimi poeti e artisti internazionali. Sì, una sua sì. Sezione. Ma sì. Non viene che uno la mette proprio per avvalorare questo discorso. L'arte si avvale di linguaggi universali che superano qualsiasi barriera, vanno oltre qualsiasi pregiudizio razziale, culturale. E quindi è veramente uno strumento di pace di tutti i popoli e quindi non solo gli strumenti ma anche il messaggio che porta avanti l'antologia e l'associazione DILA del mondo è proprio quello di promuovere l'arte in tutti i suoi linguaggi e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore universale, perché no, assolutamente. A proposito tu hai un progetto, no? In questo sì, senso? Sì, assolutamente sì. Infatti stiamo appunto con Chiara Pavoni, ha messo a disposizione questa sala bellissima dell'interno numero 4. Volevamo presentare i vari artisti, sia pittori che poeti che musicisti o attori in questa sala con una scadenza quindicinale a partire da marzo e magari troviamo delle sinergie fra le arti sicuramente. E poi magari possiamo anche far conoscere monograficamente un pittore o un poeta o un attore. Sempre quindi, sotto l'ala di Bruno Mancini, il nostro poeta, sì, come lo chiamo io. Sì. Che ringraziamo immensamente perché ci ha dato la possibilità
di essere qui, di conoscerci. È stato un grande piacere conoscere lei, che non conoscevo, quindi andrò a leggerlo assolutamente. Ti mancava un grande pezzo della vita. Sì. Ma non solo lei, tutti voi. Io conosco qualcuno con cui ho collaborato, la Milena Petrarca, con cui ho collaborato, la Milena Petrarca, che è stata anche premiata di nuovo come premio 8000 per la terza volta, ed è la presidente della Maglia Grecia Latina New York, con cui ho collaborato. Sono stata anche lei, lei è una delegata anche per New York, una mia eletta. Poi lei ci parlerà del suo impegno su questo premio eventualmente. E quindi questo nuovo anno 22, speriamo che sia portatore di cose belle, di ripresa, di creatività e di diffusione di tutto il messaggio artistico portato avanti da Bruno Mancini con l'associazione Viva. Va bene. Benissimo, allora un altro applauso per la davanti a quel bar che non esiste più, io vi rivedo ancora tutti lì, capelli lunghi, pantaloni a zampa d'elefante, un mazzo di carte, una sigaretta in bocca e via coi sogni, le tante emozioni, seduti sui gradini di quel grande bar. Eravamo insieme sempre tutti là, a parlare d'amore, di guerra e libertà, dell'ultima canzone e la contestazione. Ma poi passa lei e ti danza nel cuore. Johnny Marr, testimone di un amore che è finito là. Johnny Marr, resti dentro una canzone e la mente dentro un cuore che non ha età. Johnny Marr, resti dentro una canzone e la mente dentro un cuore che non ha età. Molti sono partiti verso la città per inseguire il sogno della libertà, capelli bianchi in jeans e al nipotino, la spesa da fare, la pensione da incassare, ma stringi nel cuore i ricordi di allora. Johnny Marr, con la mia camicia a fiori, una sosta alle emozioni della giovane età. Johnny Marr, un ricordo nella mente per chi non chiedeva niente alla vita che va. Carto caramelle di uva passita, con sensazioni semplici, e il fascino del brusio mi spinge lontano fino all'attimo che colsi, morbida, perlate di rugiada, forse le labbra,
porse le bacche rosate al culmine dei semi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni turbolente e lo struscio di carta contorta mi spinge lontano fino ai giochi tra i muschi, morbida in un taglio di luce, forse le dita, forse le labbra rosate, al culmine dei sensi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni allucinanti e lo sfascio di stagnola stracciata mi spinge lontano fino al soffio spento, morbida, domani all'alba, forse una rete, forse le dita rosate, attanagliate al corpo.